È luna passata, io sono distrutta, ma volevo fare questo video l'ultimo giorno dell'anno e caricherò questo video l'ultimo giorno dell'anno. Ciao ragazzi, io sono Franny e ben ritrovati sul canale. Oggi vorrei parlarvi delle mie letture preferite del 2017. Quest'anno purtroppo non è stato un anno particolarmente bello per quanto riguarda la lettura, nel senso che ho letto pochissimo, molto meno di quanto avrei voluto, molto meno di quanto mi sarei aspettata. Sono leggermente delusa da me stessa, ma pazienza. Diciamo che ho dei bei presentimenti per il 2018, quindi spero vivamente di rifarmi nel 2018, anche perché ho una marea di letture interessantissime che mi stanno aspettando e su cui non vedo l'ora di tuffarmici a pesci, per cui dita incrociate, speriamo di farcela. Una cosa però che ho notato e che mi ha reso particolarmente felice, se devo essere sincera, è che riguardando ai pochissimi libri letti quest'anno, ho constatato che sono letture molto variegate, molto diverse fra loro, ed infatti i libri di cui andrò a parlare oggi non sono YA, non sono neanche romanzi alla fine, sono davvero generi letterari molto diversi fra loro e che non mi sarei mai aspettata potessero essere nella lista dei libri preferiti dell'anno, per cui questa cosa mi rende veramente molto felice, sono emozionata e voglio parlarvi di questi libri, per cui bando alle ciance e ciancio alle bande, cominciamo! Bugia, prima di cominciare, due premesse: innanzitutto chiedo venia, ma non ho copie cartacee dei libri da mostrarvi, per cui cercherò di inserire immagini fluttuanti sullo schermo, perché alcuni libri sono a Milano, altri sono negli scatoloni, non ce la posso fare a tirarli fuori, e seconda cosa, non andrò in ordine di preferenza, perché onestamente sono libri così diversi che non riuscirei a creare una vera e propria classifica. Ho deciso di andare nell'ordine in cui li ho letti, per cui partirò da gennaio per finire naturalmente a dicembre. La linea del tempo cronologica quella è, per cui il primo libro di cui vorrei parlarvi è in realtà una graphic novel che ho letto a gennaio e che mi è rimasta impressa perché è stata veramente una rivelazione bellissima. Molti di voi l'avranno letta, se non l'avrete letta sicuramente la conoscerete. Si tratta del Suono del mondo memoria di Giacomo Bevilacqua. Questa graphic novel è splendida, è la storia di questo fotografo che decide di andare a vivere a New York per 2 mesi e la sua intenzione è quella di scrivere un articolo che parli di questi suoi 2 mesi a New York, durante i quali non può parlare con nessuno, quindi può comunicare o a gesti o tramite scritte, ma senza effettivamente parlare con nessuno. E lui ha un suo rito particolare quando scatta una foto, ovvero guarda il paesaggio, lo memorizza, scatta la foto, inquadra e scatta la foto e poi non guarda la foto che ha scattato. E quando va a stamparle, dopo le prime 2 settimane, si rende conto che c'è un qualcosa di uguale, di costante in tutte le fotografie che ha scattato, e lui non se ne era reso conto quando aveva inquadrato ciò che voleva immortalare, e quindi cerca di scoprire che cosa sta succedendo, come è possibile che questo dettaglio gli sia sfuggito dal momento che è una prima volta che gli succede una cosa del genere. È una graphic novel splendida, è intensa, molto più profonda di quanto mi sarei mai aspettata. Ci sono stati un mare di colpi di scena che non avrei mai e poi mai immaginato, se devo essere sincera, non avrei mai potuto capire dove Giacomo Bevilacqua voleva andare a parare, partendo dalla premessa iniziale. Ho adorato il fatto che New York è quasi non protagonista ma personaggio fondamentale della storia, cioè questa storia poteva svolgersi a New York e basta, e l'arte è strepitosa, adoro le linee, adoro i colori, adoro il suo stile, come se stesse riproducendo le fotografie che il protagonista stava scattando. E io sono stata a New York qualche anno fa per trovare mio fratello, perché lui vive lì. Non so se dire beato lui, perché adesso con Trump non è che la situazione sia chissà quanto tranquilla in America, poveretto. Però insomma, vedere quelle immagini mi ha veramente ricordato dei posti che ho visitato a New York. Erano incredibilmente precise e fedeli, sia per quanto riguarda le forme, sia per quanto riguarda i colori, insomma, assolutamente splendida e da leggere. Il secondo libro di cui vorrei parlarvi è A Lightbulb Symphony di Phil Kaye. È una raccolta di poesie, e Phil Kaye è
Io non so il termine in italiano, se c'è qualcuno esperto di poesia vi prego scrivetemelo nei commenti perché purtroppo sono molto ignorante in questo ambito letterario, ma lui è uno spoken word poet, il che significa che le sue poesie non sono scritte per essere lette quanto per essere ascoltate. Phil Kay le recita, è come se fosse una vera e propria esibizione, una performance, e questo si capisce anche dal modo in cui scrive le poesie perché lui presta molta attenzione alla musicalità delle parole che sceglie, al ritmo. Infatti le sue poesie scorrono che è una meraviglia. Lo so che è un po' un cliché, ma è come se fosse l'acqua di un fiume che scorre senza intralcio e sono splendidi. Utilizza moltissime figure retoriche e artifici letterari come la ripetizione piuttosto che le rime, proprio per favorire questo eco, questa musicalità, per far emergere il suono delle parole. Lui scrive una poesia che inquadra una scena con dei personaggi che stanno affrontando una serie di difficoltà, di situazioni, provando una serie di sentimenti, e lui nel giro di quelle 2 o 3 pagine, quindi la durata della poesia essenzialmente, è riuscito a farmi sentire parte della vicenda. Sentivo sulla mia pelle quello che stavano vivendo i personaggi, quello che stavano affrontando, le difficoltà che stavano attraversando, i loro sentimenti, sentivo tutto sulla mia pelle, mi sentivo così legata a loro nel giro di 2 pagine. Insomma, è stata un'esperienza meravigliosa e lo so che adesso vi sanguineranno le orecchie, però vorrei leggervi una piccola strofa tratta da una sua poesia che si chiama Raccoon Man, giusto per farvi capire il tipo di poesia. E poi comunque vi lascio giù nell'info box il link a questa poesia per intero che è presente all'interno di questa raccolta. Quindi, ovviamente lasciate perdere recitazione e pronuncia perché non sono 2 cose che mi appartengono particolarmente. And on that sidewalk, holding hands, we carefully placed his shards piece by piece until they take up the entire sky. A magnificent mosaic, a million tiny pictures worth a billion tiny words. Words that we will speak back and forth until the stars burn out and our only home will be the peaceful spaces between them, steadfastly holding on to our wishes, patiently waiting to finally come true. Bellissima. E vi lascio giù nell'info box anche il link ad un suo video dove recita una sua poesia dove si esibisce e si intitola Repetition e l'ho davvero amata perché parla del divorzio dei suoi genitori, i miei sono separati, quindi veramente molto personale, mi ci sono rivista tanto, mi ha commossa. Bellissimo, andate a scoprire Phil Kay e innamoratevene. La terza lettura di cui vorrei parlarvi è un audiolibro che ho ascoltato nel mese di luglio e si tratta di Born a Crime di Trevor Noah. Ora, Trevor Noah è l'anchorman di un late show americano che io adoro, sono quegli show dove essenzialmente ripropongono le notizie del giorno ma in chiave satirica, comica, umoristica, e lui è veramente un uomo brillante e geniale perché davvero, ascoltarlo è una gioia. Mi piace vedere il modo in cui lui riflette e ripropone determinati argomenti. Ed in questo libro in particolare è un libro autobiografico in cui lui parla della sua infanzia e adolescenza nel Sudafrica e di come lui, la sua nascita, la sua venuta al mondo è un reato, perlomeno era un reato, in quanto lui è figlio di una donna di colore, una donna nera e un uomo bianco, il padre è di origine tedesca, e è nato durante l'apartheid. Di conseguenza lui, ad esempio, non poteva tenere la mano della madre quando andavano per strada, perché altrimenti le persone avrebbero capito che lui era figlio di 2 persone di 2 razze diverse, i suoi genitori sarebbero finiti in prigione, non poteva essere visto in compagnia del padre, soprattutto perché il padre era bianco, quindi sarebbe stato ancora più grave, sebbene naturalmente sarebbe stata la donna ad essere punita doppiamente, perché quando mai? Ed è un'autobiografia veramente molto interessante che fa riflettere, perché Trevor Noah parla sia della segregazione razziale, quindi fa tutta una serie di riflessioni sulle barriere linguistiche, sulle culture diverse, sulle razze, sulla discriminazione razziale, sulla povertà nel Sudafrica, su quella che è stata la sua vita, su come ha dovuto imparare, grazie soprattutto agli insegnamenti della madre, che è una forza molto presente nel libro, ha dovuto imparare a
cavarsela da solo, capire quali erano gli strumenti che poteva utilizzare per fare la differenza, per distinguersi e per cercare di costruirsi un futuro. Ed è soprattutto molto interessante il modo in cui lui non dice al lettore cosa è giusto e cosa è sbagliato, offre le sue riflessioni, quindi dà la possibilità al lettore di basarsi su fatti concreti e capire cosa è giusto e cosa è sbagliato, crearsi una sua opinione circa tematiche importanti. E niente, purtroppo non è stato tradotto in italiano, per cui se avete un livello medio di inglese potete tranquillamente approcciarvi alla lettura di questo memoir, di questa autobiografia, non so perché ho detto memoir, che termine un po' più inglese, e se siete a vostro agio con la lingua inglese, io vi consiglio assolutamente l'audiolibro. Innanzitutto perché Trevor Noah ha un modo molto particolare e vivace di narrare gli aneddoti della sua vita, ma soprattutto perché lo sentirete parlare nei dialetti africani, soprattutto nella sua lingua d'origine, che sarebbe la sua lingua madre, che sarebbe Hossa, che questa lingua particolare io ho fatto un casino, non si pronuncia così, però è una lingua caratterizzata da schiocchi della lingua contro il palato, e sentirlo parlare velocemente in questa lingua è qualcosa di assolutamente incantevole. Io sarei stata lì per ore ad ascoltarlo perché è fantastico, e quindi se non si capisce ve lo consiglio. Ok, la parte più difficile è andata, adesso sarò molto più veloce e spedita e capirete subito il perché. La quarta mia lettura preferita è un libro di cui vi ho parlato nell'unico wrap-up che sono riuscita a filmare negli ultimi mesi, per cui se volete saperne di più ve lo linko giù nell'info box, ma si tratta di L'arte di correre di Haruki Murakami. Questo è un altro libro autobiografico in cui Haruki Murakami parla del suo rapporto con la corsa, fa dei paragoni fra la corsa e la scrittura, di come questi due attivi siano in realtà molto più simili di quanto si possa pensare. Mi ha particolarmente colpito perché l'ho letto nel periodo in cui stavo iniziando a correre regolarmente, per questo un po' fonte di ispirazione, carica motivazionale, e descritto comunque benissimo, per cui se volete leggere non fiction, se siete interessati alla corsa oppure alla scrittura, o volete conoscere Murakami come scrittore o come persona, io ve lo consiglio. E l'ultima lettura che ho finito di leggere proprio qualche giorno fa è Canto di Natale di Charles Dickens, e l'ho adorato. Non entro nei dettagli perché voglio parlarvene in modo molto più approfondito nel wrap-up di dicembre che arriverà prossimamente, lo giuro ragazzi, lo giuro. Mi ha veramente colpito, mi è piaciuto il fatto che una storia così breve e così semplice fosse scritta in modo ultraterreno, per non dire divino, e le sue descrizioni sono qualcosa di spettacolare, soprattutto è breve ma è ricca di significati. È il Natale reso attraverso una storia, come sia importante avere sempre speranza nel futuro, come non sia mai troppo tardi per cambiare, per dare una svolta alla propria vita, possibilmente in positivo, come sia importante, bello essere buoni con gli altri, generosi, disponibili. Festeggiare il Natale penso sia il momento perfetto per leggerlo, e soprattutto mi sono trovata bene perché l'ho letto il giorno stesso in cui poi sono andata a vedere al cinema L'uomo che inventò il Natale, che si basa un po' sulla storia di Charles Dickens, sulla vita di Charles Dickens nel momento in cui stava cercando di scrivere il Canto di Natale ed era nel pieno del blocco dello scrittore, poveretto, e è stato molto interessante, un film veramente molto carino, e niente, ne sono felice. Queste sono le mie letture del 2017 e mi sono piaciute veramente tanto. Se volete sapere cos'altro ho letto quest'anno, vi lascio giù nell'info box il link al mio profilo su Goodreads, possiamo diventare amici e parlare di libri. Vi lascio anche il link a tutti gli altri social media, vabbè, sapete un pochettino come funziona, non c'è bisogno che sorridirlo perché già questo video sarà durato troppo, probabilmente voi volete che io la smetta di parlare, quindi fatemi sapere nei commenti se avete letto questi libri, se vorreste leggerli, quali sono le vostre letture migliori del 2017, e io vi auguro uno splendido inizio d'anno nuovo e ci vediamo l'anno prossimo. Un bacio!